Gesù ci ricorda che anche le parole possono uccidere e quindi non solo non bisogna attentare alla vita del prossimo, ma neppure riversare su di lui il veleno dell'ira e colpirlo con la calunnia. Lo ha detto questa mattina Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus recitata insieme a migliaia di fedeli in piazza San Pietro. Commentando il Vangelo domenicale, il Papa ha sottolineato che Gesù va alla radice della legge, puntando soprattutto sull'intenzione e quindi sul cuore dell'uomo, da dove prendono origine le nostre azioni buone o malvage quindi confronta la legge ebraica e la sua predicazione e se il quinto comandamento dice non uccidere lui aggiunge che chiunque sia d'ira col proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio le chiacchiere pure possono uccidere perché uccidono la fama delle persone è tanto brutto chiacchierare all'inizio può sembrare una cosa piacevole e anche divertente, come succede a un caramello, eh? ma alla fine ci riempie il cuore di amarezza e avvelena anche a noi. Ah. Vi dico la verità, eh? sono convinto che se ognuno di noi facesse il proposito de evitare le chiacchiere alla fine diventerà santo. È una bella strada. Gesù propone a chi lo segue la perfezione dell'amore, ha concluso Papa Francesco, un amore la cui unica misura è di non avere misura. L'amore al prossimo è un atteggiamento Saluto talmente fondamentale che Gesù afferma che il nostro il rapporto con Dio non può essere sincero se non vogliamo far italiani. pace col prossimo. Perciò siamo chiamati a riconciliarci con i nostri fratelli prima di manifestare la nostra devozione al Signore nella preghiera. Buona domenica, buon pranzo.